una serata nel segno della musica, dell'intrattenimento e dei talenti di domani. Si riassume così la 22esima edizione di Disco Novità Gran Galà, tenuto a Molfetta il 19 luglio scorso nell'anfiteatro di Ponente, divenuto per una serata palcoscenico di grandi emozioni. L'evento è stato organizzato da Radio Idea con il patrocinio del comune di Molfetta e la collaborazione della Fidas. Tra gli ospiti di spessore della serata, il vincitore della prima edizione di X Factor, Antonio Ancora, che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, e poi spazio al noto cantante e presentatore televisivo Massimo Raciti. I suoi reportage appassionanti hanno conquistato il Sud America. Nella 22esima edizione del Disco Novità ha affiancato Lucia Catacchio nella conduzione della serata. Sul palco tanti giovani talenti dell'etichetta discografica londinese Tilt Music Corporate, guidata dal CEO Ciro Imperato. Gli artisti hanno dato il loro massimo incantando il pubblico con le loro performance, dalla musica alla danza, con le coreografie del Less Dances Molfetta, Le Mille Una Passione Trani e Magic Dances Terlizzi. Infine spazio alla moda con la sfilata del centro moda Mastro Pierro e le sue raffinate creazioni. La serata è stata anche l'occasione dove la presidente della Fidas di Molfetta ha sensibilizzato il pubblico sull'importanza della donazione di sangue, un gesto nobile che può salvare tante vite. Un appuntamento dunque da incorniciare per Radio Idea, che il prossimo anno si prepara a spegnere 40 candeline.